Okay. I don't know. Okay, so this is lesson number 40. Okay, allora, quarantesima lezione del corso. Ci avviamo verso la fine della grammatica, ok? Quindi tra poco inizieremo a fare le prove d'esame, che anche se uno non fa l'esame, comunque sono delle cose che servono per ripetere tutto ciò che abbiamo fatto in questi, diciamo, fondamentalmente 2 anni, ok, di corso. Oggi daremo un'altra fotocopia per quanto riguarda i vocaboli. Vito, tu questa ce l'hai? Small objects. Sì, dall'anno scorso. Ah, ok, perfetto. Sì, infatti, l'anno scorso, sì, infatti. Infatti, perché poi, giustamente. Quindi, rinnovo l'appello a studiarvi tutti i vocaboli, tutti i verbi che abbiamo fatto, i paradigmi li dovete sapere, quindi infinito, passato e participio passato. Quando facciamo le prove d'esame, la prova d'esame sarà come se fosse l'esame, quindi io sarò molto inglese, quindi non voglio vedere sul banco, voglio vedere la penna, i fogli dove scriverete e nient'altro, e poi il vostro cervello che si illumina, ok? Quindi mi dica. Perciò le parole devi imparare. Ok, quindi. No dictionary. Quindi nessun dizionario, nessun cellulare. Se vi vedono che copiate 8 volte su 10 vi annullano l'esame. Quindi anche se avete pagato perdete tutto quello che avete, i soldi che avete messo. Quindi è, diciamo, l'esame del Cambridge è un esame serio, non sto dicendo che quello di Anglia non è, purtroppo quest'anno non siamo riusciti a metterci d'accordo, perché ad Antonella ho fatto delle richieste, lei mi ha detto che non poteva essere fatto, visto che c'erano, almeno lei non lo fa con Anglia, questo è sicuro. Se non riusciamo a mettere insieme 6 o 7 persone, tra gli altri che rimangono, se diciamo siete voi 4, Vito 5, se ci sta Ida 6, non lo so, Alfonso per esempio, si potrebbe ancora fare con loro, e dobbiamo prenotare un mese prima, quindi potremmo prenotare tipo per esempio per fine giugno, e quindi si potrebbe ancora fare, quindi diciamo questa è un'opzione che abbiamo aperta, però ovviamente l'opzione si chiude nel momento in cui noi sappiamo che l'esame del Cambridge sta il 24 giugno, bisogna prenotare entro il 7 maggio, quindi giustamente se noi facciamo l'esame il 24 giugno, noi entro il 7 maggio dobbiamo prenotare, altrimenti poi dopo non lo possiamo fare più con la Cambridge adesso, ok? Quindi diciamo che lei lo fa il 10 giugno e bisogna prenotare entro il 28, quindi bisogna prenotare adesso, ok? Poi per gli altri abbiamo un altro po' di tempo per ragionare, per riflettere. Allora, come stavo dicendo, tutto ciò che noi abbiamo fatto e qualche altra piccola cosa dobbiamo ancora fare, vi sarà utile, ma non forse, sicuramente, per l'esame del B1, tutte cose B1 queste, ok? Poi in più dobbiamo fare ancora qualche altra piccola cosa che noi faremo. Sento qualcuno che sale le scale, adesso è un fantasma di qualche, qua c'è, c'è i monaci o le suore, i domenicani. Emilia, Ernest, Vito, good evening. Ah, portate le fotocopie, sei la nostra fotocopiatrice, thank you very much. Allora, qui abbiamo un'altra fotocopia che sarebbe House, ok? E sarebbe praticamente, perché penso che l'anno scorso, perché loro mi hanno detto che non li ho date, nemmeno l'anno scorso l'abbiamo data questa, quindi dice forse è l'unica che l'anno scorso non abbiamo dato. Questa a lei, a lui. Allora, queste insieme a quella di Small Objects. Ah, scusami, Amy. Ciao. Non sai nulla, ed ecco perché le devi sapere, ecco perché abbiamo dato la fotocopia. E mi aspetta un attimo. Ecco qua. Ok, allora, questa
È una fotocopia fondamentale, molto importante, abbastanza piena, come vedete, ok? Allora, quindi stasera occupiamoci di House, che devo controllare, ma dovrebbe essere l'ultima fotocopia, ok? Che diamo, che poi siamo arrivati intorno ai 12-13 fotocopie di vocaboli, parlo solo di vocaboli. Poi ci sta quella là dei verbi. Abbiamo aggiunto nuovi verbi, tipo to book, che vuol dire prenotare, to order, che sarebbe ordinare, to hire, che sarebbe affittare, noleggiare, to rent, che sarebbe affittare, noleggiare, uguale, ok? Quindi abbiamo aggiunto anche questi verbi. Allora, come stavo dicendo, per chi è arrivato adesso, Annalita stasera, cioè prenota l'esame, che lo prenoterò tra domani e dopodomani, per il 10 giugno, ok? Gli altri, noi abbiamo ancora due opzioni. O facciamo l'esame con Anglia, perché diciamo che il problema con Anglia è che loro non potevano fare prima del 17 giugno, ok? Quindi lei aveva paura di non trovarsi, ok? Noi possiamo ancora fare con loro, altrimenti facciamo anche noi con la Cambridge. Con la Cambridge l'esame ci sarà a fine giugno, quindi ovviamente noi queste due opzioni sono, noi con Anglia dobbiamo prenotare un mese prima, questo è quello che mi hanno detto. Con la Cambridge abbiamo una deadline che, se l'esame è il 24 giugno, la deadline sarà intorno al 7-8 maggio. Quindi diciamo che noi abbiamo intorno fino al 6-7 maggio per decidere se vogliamo fare l'esame con la Cambridge o se lo vogliamo fare con Anglia. Ok? Quindi io mo, diciamo, se l'esame lo facciamo a fine giugno, chi è intenzionato a fare l'esame? Così contatto di nuovo loro e vediamo un attimo se si può fare con loro, altrimenti vediamo con la Cambridge, perché con la Cambridge giustamente possiamo fare anche una sola persona, perché ovviamente Annalita si inserisce nel calderone di quelli che fanno l'esame PET con la Cambridge, ok? Allora, Vito, tu lo faresti l'esame? Attualmente no, perché faccio quasi tutte le sere australiane. Ok, quindi Andrea? Non lo sai. Sì, Peppe? Sì. Due? Diciamo sì. Quattro, ok, diciamo che sono quattro. Stavo a fare Alfonso, cinque. Sì, Alfonso. Ok, allora mi devo tenere su. Devo dire sulle cinque persone. Quindi ora vediamo un attimo loro cosa dicono. E poi vediamo se loro dicono di no, facciamo l'esame con la Cambridge, con il PET. Ok. Allora, quindi adesso vediamo di fare questa fotocopia qui, ok? Allora, questa fotocopia abbiamo, vediamole un attimo, io leggerò prima in modo che vedete un attimo la pronuncia. Allora abbiamo c'è, clock, ascoltate prima, poi vediamo, ascoltate la pronuncia. Quindi c'è, clock, desk, door, draw, floor, pictures, shelf, shelves, questo è irregolare come plurale, poi table, wall, window. Ok, poi abbiamo B, furniture. In inglese furniture sarebbero i mobili. Ok? Quindi in italiano i mobili sono, in inglese the furniture is, quindi è singolare, ok? E abbiamo armchair, bath, bed, carpet, cupboard, quindi fate attenzione qua, lo so che si pronuncia cupboard, cioè si legge cupboard, però si pronuncia cupboard, quindi la P non c'è, ok? Quindi cupboard, poi cooker, fridge, lamp, light, mirror, sofa, stairs. Poi abbiamo rooms, che invece sono le stanze. Abbiamo bathroom, bedroom, dining room, garden, hall, kitchen, living room, shower e toilet.
Allora, quindi adesso ripeto di nuovo, questa volta qua, ripetete anche voi, sempre con i soliti tre tic tic tic, ok? Allora, c'è. C'è. Clock. Clock. Desk. Desk. Door. Door. Draw. Draw. Floor. Pictures. Shelf, shelves. Shelf, shelves. Table. Table. Wall. Wall. Window. Window. Poi, furniture. Furniture. Armchair. Armchair. Bath. Bed. Bed. Carpet. Carpet. Cupboard. Cupboard. Cooker. Cooker. Fridge. Fridge. Lamp. Lamp. Light. Light. Mirror. Sofa. Sofa. Stairs. Stairs. Poi rooms, e abbiamo bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Dining room. Dining room. Garden. Garden. Hall. Kitchen. Living room. Living room. Shower. Shower. Toilet. Toilet. Okay. Now I want you to repeat. Okay, again, I knock three times. And then you repeat. Okay, are you ready? Yes. Okay. Shelves, ho sentito qualcuno dire shelves, in inglese lei non si pronuncia quando è in fine di parole, quindi viene shelf, shelves, ok? Facciamo di nuovo shelf, shelves. Shelf, shelves. Ricordiamo che è singolare, quindi the furniture is in the shop, i mobili sono al negozio, ok? Furniture. Senza la P, quindi cupboard. Facciamo di nuovo cupboard. 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 Fridge. Lamp. Light. Mirror. Sofa. Stairs. Bed. Sempre rooms, leggiamo sempre anche l'intestazione, ok? Rooms. Bathroom. Bedroom. Dining room. It's dining room, ok? Not dining room, dining room. Ok, ripetiamo questa. Dining room. Garden.
Kitchen. Living room. Shower. Toilet. Okay, good. Now, I'm going to give you, again, 5 minutes, okay? I know it's not a lot, but I'm going to give you 5 minutes to try and memorize these words, okay? So memorize, 5, 6, 7 minutes, it depends, okay? Okay, so try to memorize, okay? This is important. Non avete tutti torti. Allora, vediamo un po', allora. Chair. Clock. È un muro, perché come si chiama quello da polso? Poi desk. Scrivania. Ok, scrivania. Poi door. Draw. No. Nessuno sa che cosa è draw? No. E non ve lo dico. No. Draw, allora è cassetto. È cassetto. Ok? Cassetto. Poi floor. Okay. Pictures. Ok, allora picture ovviamente singolare quadro, pictures e quadri. Quadri si può anche dire in quest'altro modo qua, quindi segnatevelo. Painting. Ok, painting è anche quadro, dipinto. Ok? Quindi painting è dipinto. Sì, anche dipingere, painting. Ok, tipo, what are your hobbies? I like painting. I love painting. Ok? Scritto così, painting. No, esiste anche il pronome. Painting è un quadro. Paintings è quadri. Se invece devo dire, se io devo dire invece amo dipingere, allora è painting. I love painting. Ok? Poi. Pictures sarebbero sia i quadri ma anche le fotografie, si possono chiamare pictures, ok? Quindi photos oppure pictures, okay. Poi shelf, shelf, questo è facilissimo, shelf, mensola e shelf. Shelves e mensole, ed è irregolare come vedete, come plurale. Quindi shelf, shelves. Poi table, wall, parete, muro, window. Ok, aggiungete oltre a questo anche balcony, che sarebbe il balcone. Ok, quindi balcony. E balcone. Poi furniture. Bravi, questi lo sanno. Poi armchair. Armadio. Bravo, sbagliato. Sedia, quindi qualcosa così. Poltrona. Poltrona. Arm e braccio, quindi sedia con i bracci. Quindi armchair sarebbe poltrona. Bath. Ok, sarebbe il bagno, la vasca da bagno, ok? Ah, la vasca. Sì, la vasca da bagno. Bath, have a bath vuol dire farsi il bagno, ok? Quindi bath è la vasca da bagno. Bed, carpet, quindi carpet, tappeto. Cupboard, credenza. Come? Credenza. Dove si mettono i piatti, gli stipi, non so come lo chiamano, gli stipi della cucina. Cooker, piano cottura. Fridge, lamp, lampada, ok, la lampada, sì, la lampada. Poi light, la luce, inteso anche come il lampadario, ok. Poi mirror, sofa, il sofa, si dice anche in italiano. Poi stairs, le scale, ok?
Poi rooms. Stanze. Okay. Bathroom. Bagno. Ok, quindi sala da bagno. Bedroom. Dining room. Sala da pranzo. Garden. Hall. Kitchen. Living room. Shower. La doccia, ok? E toilet, il bagno. Ora un'altra cosa in mente, noi per i nuovi i cibi ancora li dobbiamo fare, giusto? Food, quindi questa è un'altra cosa che vi devo dare, vedi? Quindi food, ora mando il messaggio a Luigi già adesso. Mando un attimo il messaggio già adesso. No, ci sta, però se gli mando il messaggio, proprio se non mi dimentico. Allora, avete, quindi adesso sapete che cosa sono queste cose. Vi do 6 o 7 minuti, perché sono molti, e molti di voi non sapevate nemmeno l'esistenza di alcune di queste, ma sono parole fondamentali. Sono fondamentali. Velocemente o lentamente, non sto scherzando, cammino come? Quello dentro casa. Focoli. The fireplace. Cammino e fireplace. Ci siamo, intanto vi ho dato 10 minuti, raga, più di questo non vi posso dare. Allora, quindi a questo punto già sapete quello che vi tocca, qui dovete cover your photocopies, cover the photocopy. Ok, iniziamo con Vito. Come si dice sedia? C'è, good. Andrea, come si dice orologio al muro? Clock. Good, clock. Nina, la scrivania? Desk. Complimenti, good, desk. Peppe, porta? Wood. No, wood è muro. Do è porta, ok? Sai che aveva una difficile. Il cassetto? Draw, ok? Good. Pavimento? Floor, ok? Un quadro? Picture. Due quadri? Pictures. Oppure paintings? Mensola? Shelf. Mensole? Shelves. E te lo chiedo anche se sei arrivato adesso. Tavolo? Table. Muro? Wall. Finestra? Ok. Come si chiamano i mobili in generale? Furniture. Poltrona? Armchair. Good. E la vasca da bagno? Shower. La vasca da bagno.
Maschera da bagno. Bath. Bath. Bath è la maschera da bagno. Il letto. Il tappeto. Carpet. La credenza. Quindi, chiediamo a Vito. Era cobot. Cobot. Il piano cottura. Cooker, ok, perché cook sarebbe il cuoco, ok, oppure cucinare, quindi cook è il piano cottura. Nina, frigorifero, ok, la lampada, la luce, lo specchio, il divano, le scale, non lo so, risposta sbagliata. Stairs. Come sono le scale? Stairs. Sono ripide. Okay. Allora, invece, stanze in generale e rooms. Sala da bagno? Bathroom. Camera da letto? Sala da pranzo? Dining room. Giardino? Garden. Ingresso? Hall. Cucina? Kitchen. Stanza, il soggiorno, living room, la doccia, shower. Il bagno, toilet, quello è bathroom e la sala da bagno, il gabinetto e il toilet, ok? Quindi water closet, anche se quello è più americano. Allora, toilet, è infatti stanza in Inghilterra, toilets, per i bagni, ok? Queste sono le parole che riguardano house, che giustamente dovete assolutamente imparare, anche così come dovete imparare tutte le altre schede. Quindi tutte le schede che noi abbiamo dato, che adesso penso che siamo intorno al 11-12, non vorrei sbagliare, le dovete sapere tutte, proprio tutte a campanello. Sia se facciamo l'esame, sia se non facciamo l'esame, facciamo solo gli esami, come si chiamano, simulati, quindi quelli che faremo qui, ok? Allora, noi lunedì abbiamo visto alcune cose che riguardano il present perfect, quindi la differenza tra already e just, since e for, yet, ok? Allora, adesso io vi ho detto delle frasi che dovete tradurre, ok? Allora, più che delle frasi è un dialogo. Un dialogo che prevede un po' di tutto, come facciamo di solito, ok? Quindi adesso vi faccio il dialogo che prevede un po' di present simple, present progressive, past simple, un po' di futuro, un po' di tutto, ok? Allora, iniziamo sempre nel solito modo perché è giusto. Allora, facciamo un personaggio che si chiama A, quindi semplice. Poi date voi il nome che volete dare. A Milcore, Aristide, Anna, qualsiasi cosa. Allora, A dice ciao, come stai? E poi dice hai visto Bruno oggi, nomi molto inglese. Poi C è l'altro personaggio. C proprio un'altra C. C dice no, non l'ho visto ancora. Spero di vederlo più tardi. Allora, sperare, questo è un altro verbo, quindi giustamente quando vi do delle cose non abbiamo fatto ve le do e dovete impararle, inserite il verbo insieme agli altri. Il verbo sperare è hope ed è un verbo regolare,
Ok, quindi hope ed è un verbo regolare. Quindi inseritelo dove avete tutti gli altri. Quindi spero di vederlo più tardi. Più tardi in inglese si dice in questo modo. Quindi tutte queste espressioni ve le do perché giustamente dovete imparare. Si dice later on. Più tardi. Ma è tutto da capo? No, sono due parole. Later on. Quindi spero di vederlo più tardi. Il comparativo di maggioranza, che late è tardi, later sarebbe più tardi, però come espressione, l'espressione per dire più tardi, later on. Poi facciamo l'altro dice, quindi adesso dobbiamo di nuovo ad A e dice io l'ho già visto oggi, no, sempre A, sempre A. Quindi torna A e dice io l'ho già visto oggi. Era con la moglie a casa di era con la moglie a casa di Elrond. Elrond. Era con la moglie a casa di questo. Ok, quindi era a casa di Bruno, era a casa, era con la moglie a casa di Elrond. Allora, l'altra persona, quindi questo è un altro che parla. B. E dice sì. Quindi dice proprio sì. Lui va sempre a casa di Elrond il lunedì sera. Ok? L'altra persona, quindi questo è C, e dice dice non lo sapevo, quindi segnatevi anche questo verbo sapere, è no, ce l'abbiamo fatto, è know, è knowing you known, ok? Quindi non lo sapevo, quindi knowing you known, non lo sapevo, pensavo che Elrond vivesse a Londra. Adesso torno di nuovo a, giusto? E dice pensateci. Allora adesso che a, giusto? A dice no, vive a Manchester da 5 anni. Ok, quindi vive a Manchester da 5 anni. Adesso torno di nuovo C e dice ok. E dice che cosa fai domani sera? A risponde dicendo non lo so, penso che mangerò una pizza. Adesso di nuovo C che dice sei mai stato da Pizza Place, quindi pizza place,
No, pizza, please. Punto interrogativo. L'altro dice sì. Sì, questo, solo A e C ci stanno che parlano. C dice no, chi parla adesso? A dice sì. Ci sono stato 3 settimane fa con i miei amici. Ok. C dice com'è la pizza? A risponde è migliore della pizza da Mario's. Ok, poi allora adesso chi parla adesso? C che dice che ne dici se andiamo insieme domani sera? Ok, invece A dice ok, a che ora ci vediamo? Ci dice incontriamoci alle 8 davanti al supermercato. Poi adesso ci sta A che dice ok, ci vediamo domani. Ok, allora questo ovviamente lo fate per casa, qui ci sta un po' di tutto, sì, ok? Ci sta un po' di tutto qua dentro, ok? Nei lavori, parrucchiere l'abbiamo scritto? Ok, allora aggiungete sulla scheda Jobs, potete mettere anche direttamente sulla scheda Jobs. Metteteci hairdresser, questo è parrucchiere, ok? Non so se l'avete scritto, mettete anche mechanic, che sarebbe il dottore in legge, ovviamente è meccanico, ok? Quindi mechanic sarebbe il meccanico, hairdresser sarebbe il parrucchiere, quindi aggiungete questi due lavori. Hairdresser, non è R finale. Quindi hairdresser, però bisogna scriverlo. Purtroppo all'esame delle pronunce e delle scritture devono essere, lo spelling deve essere giusto. Quindi mechanic, meccanico, hairdresser invece sarebbe il parrucchiere. Allora, tornando un attimo alla nostra traduzione che dobbiamo fare, che mi sono ricordato di una cosa. Allora, come finisce? Adesso torno di nuovo. Chi ha parlato per ultimo? C. Allora C dice aspetta un attimo. C lo dice. Aspetta un attimo. Domani ci devono vedere domani questi. Sì. Domani dovrei andare. Dal meccanico per riparare la macchina. Allora, riparare, questo è un altro verbo che vi do, si dice or repair ed è regolare,
oppure fix, ed è regolare anche questo. Quindi repair, fix vuol dire davvero, sì, fissare. Quindi repair, riparare, fix, la stessa cosa, riparare. Quindi che dice il nostro amico? Domani devo andare dal meccanico per riparare. Forse? Sempre lui. Sì. Ci dovremmo incontrare domenica sera. Adesso torno di nuovo CIOA. A dice ok, ci vediamo domenica sera. Ok? Allora, questo è una traduzione, è un tipo di linguaggio da B1, quindi ci sta un po' di tutto, fatelo bene, ragionateci sopra, ci sta un po' tutta la grammatica che abbiamo fatto, ok? Quindi ci vediamo al lunedì, che è il primo maggio, no? Quindi mercoledì. Quindi mercoledì. No, no, una cosa c'è, non ci sono, cioè questo è il linguaggio, cioè questo è il livello. Poi l'esame, quando facciamo le prove, poi vedete com'è strutturato. Ok? So bye bye, see you on Wednesday. Okay.